Michele Carrea, questa sconfitta sul parquet di Napoli, che partita è stata? Ma è stata una partita dura, dove sapevamo di giocare contro una squadra profonda e qualitativa, sapevamo di giocare contro una squadra che ha delle qualità in attacco che le consentono, che la rendono pericolosissima in tutte le situazioni di campo aperto. Abbiamo provato a toglierglielo, in certe fasi di gara ci siamo riusciti in maniera seria, in altre fasi no. Chiaramente 17 palle perse per una squadra che vuole provare a controllare il ritmo sono un fardello troppo grande e soprattutto 3 palle perse in un momento in cui sembrava che l'inerzia potesse girare, anche quello chiaramente inaccettabile. Sappiamo che per vincere in un campo come questo, sapevamo, ci voleva una prestazione vicino alla perfezione, la nostra non lo è stato, dobbiamo guardarci dentro e capire che il basket con cui abbiamo ottenuto delle soddisfazioni è un basket di grande tensione mentale e di grande controllo emotivo e dobbiamo riuscire a tenerlo anche in campi così difficili e con avversari così qualitativi. Nei primi 2 quarti, vista la, a tratti ottima difesa messa in campo, ti aspettavi qualcosa di più dall'altro lato del campo? Io credo che oggi difesa schierata, Napoli abbia fatto fatica. Abbiamo giocato una difesa sul pick and roll estremamente valida, soprattutto grazie all'extra sforzo di DeShone, che nei primi 2 quarti ha fatto veramente un lavoro eccellente per fermare le loro guardie. Però ti ripeto, questa è una squadra che appena ha 1 metro di campo lo aggredisce. E se tu non sei pronto a fermarla usando qualsiasi arma, quindi spendere i falli nel modo giusto, quindi una tensione nell'accoppiarsi, fallisci. In attacco abbiamo sbagliato dei tiri aperti, questo è un po' un elemento del gioco che è fuori dal mio controllo. Ci sono partite in cui abbiamo fatto più canestro, oggi sicuramente, per quanto non ho visto la statistica, ma credo che la percentuale di tiro a 3 punti sia stata deficitaria. Per quanto riguarda l'ultimo quarto, prevale più la soddisfazione per una buona reazione anche a livello nervoso oppure più l'amarezza per quelle palle perse un po' che hanno frenato l'inerzia? Ma io credo che quando esci da un campo senza 2 punti deve prevalere l'amarezza e l'amarezza deve diventare rabbia. Noi credo che sicuramente abbiamo giocato una partita più viva rispetto a quella di Eurobasket in casa dove era palese che ci fossimo spenti, però poi nel finale ci siamo spenti di nuovo e probabilmente non abbiamo ancora capito quale livello di tensione è necessario mantenere negli ultimi minuti per competere a certi livelli. Abbiamo poco tempo per capirlo, dobbiamo usarlo nel migliore dei modi.